riuscirà, parlando poi con Manfredini e Quaglia, a spiegare quali sono i problemi della macchina. E intanto ecco che Zambè attacca in frenata Arnucchi, cerca di resistere e poi deve cedere il passo al ferrarista, che si porta quindi all'inseguimento di Nelson Piquet. Siamo nel decimo giro dei 45 previsti per questo Gran Premio di Germania, dodicesima prova mondiale. 45 giri di 6.797 metri per un totale di 305 km, 860 metri, e Nelson